dell'Ordine dei Medici, dal dottor Riccardo Monsellato, dal parroco della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Calatina, Donato Santoro, e dai consiglieri comunali, dottor Biagio Galante e dottor Marcello Amante, i quali nella seduta dell'11 febbraio 2014, riprendendo le indicazioni della commissione giudicatrice già riunitasi nel gennaio 2009, all'unanimità ha ritenuto di assegnare il premio al reverendo Monsignor Fedele Lazzari con la seguente motivazione. Prego. Monsignor Fedele Lazzari, figura di sacerdote diocesano da 60 anni al servizio della comunità cittadina, all'interno della quale ha curato con amore di padre la promozione di ciascun uomo, accompagnando la crescita spirituale ed umana di intere generazioni. La sua azione pastorale si è caratterizzata in campo religioso e sociale per la costante attenzione verso la formazione dei giovani e verso le problematiche degli anziani, dei sofferenti e degli ultimi, nonché la rivitalizzazione dei rapporti di collaborazione tra le realtà associative presenti sul territorio, mai disgiunta da una marcata capacità di ascolto delle ragioni degli altri e da una naturale predisposizione al dialogo e al confronto. Numerose le opere di bene delle quali è stato l'artefice, con una particolare apertura verso gli orizzonti ampi della mondialità. Il conferimento del premio costituisce il giusto quanto doveroso riconoscimento ad un sacerdote che ha molto amato e che si è fatto amare, avendo guidato la comunità verso spazi dell'anima e dell'essere, e avendo sottolineato che l'amore, la pace e la liberazione sono il frutto di una fede profonda e autentica. Un uomo sacerdote che ha saputo sapientemente stimolare e indirizzare le molteplici potenzialità esistenti, immettendo nel tessuto cittadino fermenti spirituali e culturali tali da contribuire alla promozione dell'immagine della nostra città. Galatina, 2 giugno 2014. Prego, non vedere. Don Fedele, la città vuole ringraziare il servizio e la dedizione al bene comune di tutto il clero regolare e secolare che accompagna quotidianamente la nostra gente. Di dire qualcosa, dovresti sfrondare, vero? Dicono che siamo in primavera ancora, quindi nascono le foglie. Ma io credo che quello che hai detto è più autunno, bisogna sfondare un po', ma molto. Comunque, io sono grato veramente di cuore di questo pensiero così affettuoso, grazie per tutti, e hai interpretato molto bene il mio pensiero, cioè da una parte l'affetto verso la famiglia di Maria, perché pochi sanno che Ippolito di Maria, nonno, è stato mio padrino di battesimo e poi di crescita. Allora, battesimo e crescima, e mentre andavamo
Collegio Colonna, dove lui è il rettore, per darmi un orologetto, un piccolo orologio, ancora conservo, anche se no funziona, chiaro. Però ha funzionato il biglietto, un biglietto che lo conservo gioiosamente, è stato con me quando ero santo segretario del Vescovo a Benevento, a Roma quando studiavo, e adesso lo conservo. Il biglietto diceva a mio figlioccio fedele perché sappia fare sempre buon uso del tempo. Ora, l'uso sì, è bello, ma perché pensa il Signore. Comunque, è stato un augurio e un incoraggiamento a continuare a fare il sacerdote. Questo la gratitudine verso voi, verso la famiglia di Maria, ma proprio bene, il premio non è per me. Io mi permetto di dirlo per tutti i sacerdoti, per il presbiterio, cioè punto di unione tra noi, presbiterio che è composto dai sacerdoti diocesani che sono qui nella città e i sacerdoti religiosi che abbiamo due comunità. Quindi non è per me ma per tutti, perché tutti hanno dato e danno, continuano a dare quello che è possibile per il bene, come dice il Papa Francesco, perché tutti noi possiamo adorare l'odore delle pecore. Grazie. Grazie Don Fedele. Io ho la fortuna di aver conosciuto e di conoscere tutti e quattro i premiati questa sera. Ecco, grazie a Don Fedele che fu testimone quando lui era pre-segretario di Monsignor Calabria, del primo e unico schiaffo che ho visto per la mia cresima. Questa qui è la testimonianza. Io conservo due lettere, posso dire? Posso dire? Sì, ma... Sì. 1971. Rossano Marra, faceva parte del gruppo mio, grazie alla storia della Chiesa Madre, andava all'università. Il 68 era caldo ancora, ma molto, molto caldo il 71 del 68. E non si vedeva allora loro giovani di andare via da casa per avere un po' di libertà. Dopo che va a Roma a studiare giurisprudenza. Dopo dei mesi mi scrive, autentiche parole, Don Fedele, non vedo l'ora di tornare a Galatina. Sono appena due mesi che sono lontano. Però... L'altro giorno, passando da Piazza di Spagna, ho visto i giovani buttati, drogati o altro. È scritto, mi è venuta l'idea di prendere un mitra e farci aiuti. Che cosa è, per dire che è rimasto male, che cosa sarà in seguito tra 10 anni? Questo abbiamo visto. Bene, adesso il secondo intermezzo musicale, sempre della nostra amica Laura Ferulli, e sempre dal preludio prima suite di Bach, mi metto primo e secondo, prego. Thank you.
Per la settima edizione, anni 2009-2010, la Commissione, così come sopra costituita, nella seduta dell'11 febbraio 2014, dopo attenta valutazione, all'unanimità ha ritenuto di assegnare il premio alla memoria del poeta Lucio Romano con la seguente motivazione. Lucio Romano, nato a Galatina il 19 aprile del 1936, compie i suoi studi al Colon, si iscrive alla facoltà di lettere classiche di Bari che poi abbandona. Lavora tra la Confederazione Nazionale degli Artigiani, la Libreria Rinascita e la Federazione Provinciale del Partito Comunista di Lecce. Costante l'impegno politico, è consigliere comunale e capogruppo per numerose legislature, prima nel Partito Comunista Italiano e poi in Rifondazione Comunista. Diviene consigliere provinciale del Partito Comunista Italiano. L'attività letteraria spazia tra opere di carattere storico e saggistico. Si ricordano Su Salento domani, Prefascismo e Fascismo in Terra d'Otranto e Carlo Mauro nel primo centenario della nascita, 1971, ed opere poetiche. Sue poesie sono apparse su Pensionante dei Saraceni, Salentum, Sud Puglia, Stracittà, Presenza, Portofranco, Arenaria. Di Lucio Romano, della sua poesia, dei suoi poemetti critici e recensori hanno scritto parole belle e gratificanti numerosi intellettuali di respiro nazionale. Le opere poetiche, riassunte nella sua ultima impresa editoriale, Una vita in versi, percorsi e note critiche del 2001, allorquanto ripercorrendo la sua storia umana e poetica, riprende e antologizza testi delle sue apprezzate raccolte e testimonianza dell'assidua, fedele frequentazione del poeta con la poesia. Sul calar della sera è del 1958-64, Vagare stanco 65-68, Storie tristi 69-74, Alografie 83-87, Morire diverso 88-90, Lettere di Gioacchino Toma a Edoardo Dalbono 92-96. Nella prefazione ad Una vita in versi, Donato Valli, vero costruttore del panorama della poesia contemporanea salentina, dal suo osservatorio accademico dice: non c'è in Lucio Romano alcun compiacimento estetizzante, alcun narcisismo, alcun occultamento dell'umanità in nome di una pretesa egemonia della forma e della parola. Romano, insomma, ha trovato una misura perfetta di coincidenza del suo pensiero e del suo sentimento con una realtà che non appartiene ad un tempo, ma casomai a tutti i tempi e addirittura alla storia dell'umanità. Una storia nella quale la miseria ha dovuto fare i conti con la prevaricazione e la sofferenza con la malvagità dell'incomprensione. Pure il sì di Lucio Romano alla poesia comporta il no alla rassegnazione e alla mediocrità, lungo un percorso interiore che va dalla memoria alla coscienza. La poesia in tal modo diventa l'unico modo di ribellione possibile, l'unica forma di libertà consentita. Ha vinto numerosi premi letterari. Da Satura d'Argento dell'88, premio Città di Segrate e premio letterario nazionale Faliesi nell'89, premio Rassegna della Poesia Contemporanea Città di Montesilvano, Rassegna della Poesia Contemporanea Primavera Oplontis del 90,
premio Eclanum 92, premio letterario nazionale Faliesi 93. Il giusto conferimento del premio costituisce il riconoscimento della città di Galatina ad un uomo che ha saputo coniugare poesia ad impegno civile, un uomo che ha lasciato un chiaro messaggio secondo il quale potere e poesia significano altruismo, solidarietà umana, generosità, tentativo di edificazione di un altro mondo possibile nel quale tutti siamo impegnati, facendo tesoro anche della parola del poeta che lotta per il suo popolo, la sua gente, per gli umili e i diseredati. Galatina, 2 giugno 2014. Consegna il premio il sindaco di Galatina e il consigliere Biagio Galante e ritira il... E ritira il premio alla moglie del poeta, la signora Liliana Minerva. Prego. Non poteva mancare il ricordo personale con Lucio Romano, che pur provenendo da momenti, da esperienze politiche diverse, trovammo sul calar del XX secolo una siloge di poesie scelte metà da me e metà da lui, che all'epoca, come ricorda bene la signora, fece molto contenti un po' tutti quanti. Grazie. Adesso il terzo intervento musicale, sempre da Laura Ferulli, sempre dal preludio prima scelta di Bach, un altro minuetto, Digna, prego, Digna. Thank you.
L'ottava edizione del premio Beniamino De Maria ha visto la commissione riunita della, sempre nella seduta dell'11 febbraio scorso, la quale commissione, dopo attenta valutazione, ha ritenuto di assegnare il premio al chiarissimo professor Rosario, per gli amici Pino, Coluccia, con la seguente motivazione. Prego. Rosario Coluccia, nato a Galatina il 15 febbraio del 1946, è accademico della Crusca, ordinario di storia della lingua italiana e preside della facoltà di lettere e filosofia, lingue e beni culturali presso l'Università del Salento. In questo Ateneo ha anche ricoperto altri incarichi istituzionali, direttore del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura, delegato del Rettore per il diritto allo studio e per la ricerca scientifica, prorettore. Fa parte della Direzione di Medioevo Letterario d'Italia, del Comitato Scientifico di Bollettino Linguistico Campano e del Comitato Scientifico del Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani. Dall'ottobre 2005 al dicembre 2008 è stato Presidente Nazionale dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana. Dall'ottobre 2006 al 2010 è stato segretario della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana e socio del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani. È stato coordinatore dei progetti PRIN 2000-2002, Corpora Linguistico Testuali Italiani Online, cui hanno partecipato le Università di Lecce, della Basilicata, di Catania, di Milano e di Roma La Sapienza, del PRIN 2005 su censimento, archivio e studio dei volgarizzamenti italiani, qui hanno partecipato le Università di Lecce, Basilicata, Catania, Pisa, Scuola Normale Superiore, Torino. Del PRIN 2007 su studio, archivio e lessico dei volgarizzamenti italiani, qui hanno partecipato le Università del Salento, di Catania, di Napoli, l'Orientale, di Pisa, Scuola Normale Superiore e di Salerno. È revisore del lessico etimologico italiano ed è revisore del Dictionnaire étymologique de langue romane. È valutatore di progetti PRIN e di altri. È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche. Si è occupato della tradizione lirica dei primi secoli di storia linguistica dell'Italia meridionale, del rapporto dialetto-lingua nella storia linguistica antica e recente, di formazione delle coine scrittorie del sistema interpuntivo e grafico italiano, di lessicografia italiana e dialettale, di questioni linguistiche dell'Italia contemporanea. Ha pubblicato per i Meridiani di Mondadori la prima edizione critica e commentata dei poeti siculo-toscani. Per aver saputo coniugare l'ampio orizzonte della ricerca scientifica e degli studi linguistici con la cura delle origini culturali della sua terra, sostenendo quotidianamente giovani menti a lui affidate nell'esaltante e benché arduo cammino della conoscenza, e per aver dato lustro alla città di Galatina con la sua attività scientifica nell'ambito della storia della lingua italiana, con risultati di indubbio rilievo nel panorama nazionale ed europeo. Galatina, 2 giugno 2014. Consegno il premio di sindaco insieme al professor Lucio Giannone, che non c'è, e quindi chiamiamo il dottore Riccardo Monsellato, prego. Grande vino.
Credo che voglio dire qualcosa. Io consegno, ecco, il microfono al nostro premiato illustre. Beh, insomma, capito che io sia veramente emozionato. Permettetemi di ringraziare tutta intera la cittadinanza di Galatina. Io non faccio violatoria, se voi mi permettete, se lei mi permette, sindaco, non farò singoli nomi. Ma so che questo riconoscimento mi viene dato da amici vari, da gente che mi conosce, che mi vuole bene, e forse esagera con le lodi a me tributate, perché avete fatto un troppo lungo cursus honorum, e io vi invito a sprondare del 70-80% quello che l'assessore ha dichiarato, e vi avvicinerete più o meno alla verità. Ma a parte questo, un'altra cosa devo dire. In teoria, in realtà, il nome Pino non mi compete più. Perché, spiego, permettete questo piccolo aneddoto personale, e lei, sindaco, mi dirà quando è necessario interrompere, perché io non voglio abusare della pazienza di nessuno, sono fin troppo riconoscente a voi che mi avete premiato e a tanta gente che è qui presente, quindi non abuserò della vostra pazienza. Ma in realtà mia mamma, la quale era devota alla Madonna del Rosario e contemporaneamente si chiamava Pina, Giuseppina, come il sindaco sa, per tanti motivi, aveva deciso di darmi questo doppio nome, Rosario e Giuseppe, da cui è derivato l'ipocoristico Pino, il diminutivo Pino, con il quale tutti quanti mi conoscono. Questa cosa, che mi fa indubbiamente molto piacere, ha però costituito da un certo momento in poi un problema burocratico. No, vi prego, sedete tutti quanti, così io non sono in difficoltà mentre io parlo, senatore, la prego, mi scusi se non vi ho visto prima, chiedo perdono. E allora mi ha creato un problema burocratico che ho risolto proprio qui a Galatina, perché mi avevano cambiato per quelle meraviglie della burocrazia. A un certo punto mi hanno cambiato il codice fiscale, voi capite quante complicazioni questo abbia provocato per quanto riguarda, che vi devo dire, tessera sanitaria, contributi pensionistici e tutto quello che ha a che fare con le delizie che quotidianamente ci rallegano la nostra vita burocratica. Questo per quanto riguarda, quindi a un certo punto il nome Pino non mi compete più. Sono stato al comune di Galatina quando non era sindaco, il nostro dottor Montagna, non mi ricordo che fosse, ha chiesto che ci fosse non so quale altro, voi sapete dirmi, ma insomma mi compete solo il nome Rosario. Pino continua ad essere il nome della mia memoria, della mia infanzia, dei miei affetti, delle mie amicizie, come avete sentito anche poco fa, perché qualcuno così mi ha chiamato. Io ringrazio il mio carissimo amico, che non nomino, fedele al principio di non nominare, ma che ho perfettamente riconosciuto. E che cosa mi dice? Ecco, due parole e finisco, sindaco, giuria, eccetera, eccetera. Che cosa mi lega a Galatina? Mi legano le mie origini, mi lega la memoria, mi legano i genitori che sono sepolti nel comune di Galatina, mi lega quella parte di famiglia che ancora risiede qui, e mi legano naturalmente gli amici che, meno intensamente di quanto io vorrei, però ogni tanto continuo a vedere, grazie all'affetto che continua a legarci. Questo mi lega a Galatina. E però, come diceva, sto contravvenendo al principio di non nominare, però come diceva la motivazione del premio, nei miei lavori ho cercato di, occupandomi di temi che non fossero solo legati a questa terra, ma di coniugare costantemente l'amore e lo studio per questa terra a temi di carattere un po' diverso, cercando costantemente di inserire quello che facciamo qui nel panorama della cultura nazionale e internazionale, perché questa è la linea. Noi vogliamo essere legati alle nostre tradizioni, e vogliamo però far sì che queste tradizioni si confrontino con quello del mondo intero, perché questa è la linea che noi cerchiamo di dare giorno per giorno alle persone, ai giovani che hanno a che fare con noi. E allora da questo io ho preso alcune cose. Mi permetto, a voi che siete esponenti della società politica, che avete posti di responsabilità,
nella gestione delle cose future. Allora, Galatina è universalmente conosciuta per la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria e per il ciclo pittorico. Sul settimanale 7 del Corriere della Sera di due giorni fa, quello veniva definito il più straordinario monumento poco conosciuto dell'intera Europa. Più straordinario monumento poco conosciuto dell'intero, perché quello è una cosa eccezionale. Ma Galatina, quindi si fa benissimo a preservarlo, a valorizzarlo, a evitare che venga sciupato, mi raccomando, che non succeda quello che succede quotidianamente sul mosaico della cattedrale di Otranto, dove i tacchetti delle signore deturpano e violentano quel mosaico millenario, no? Voglio dire, allora accidenti, perché i tacchi debbono poggiare sul mosaico di Otranto, questo non lo capirò mai. Torniamo a Galatina. Allora, quello è un monumento che è straordinario, preserviamolo, valorizziamolo, facciamolo conoscere, perché non c'è bisogno di fare sforzi, bisogna che venga studiato bene e fatto conoscere. Ma Galatina non è solo quello. Galatina ha una storia che si continua nei secoli fino ai giorni nostri. In quel sacchetto di tela ho un volume uscito tre giorni fa in una sede che è quella dell'Istituto Storico per il Medioevo, dove un mio allievo pubblica un trattato di pestilenza scritto da un galatinese che si chiamava Niccolò de Ingegne intorno alla metà del 1400, intorno agli anni 1450. Quella cosa l'abbiamo tirata fuori, come ogni tanto tiriamo fuori, che vi devo dire, una cosa che dovremmo fare presto tardi, chi lo sa, questo miniatore galatinese che si chiamava Bellanti, che operava tra Mantova e il Salento, e non so se questo nome è molto conosciuto a tutti quanti noi. E poi c'è un Don Nicola Schinzari, che era un arciprete che scriveva in greco, e c'è nel corso dei secoli. Però qual è il problema? Scusate, ecco perché mi rivolgo alle autorità politiche. La storia di questa terra purtroppo non si fa qui. Non si fa qui perché niente è rimasto, quasi niente di quello che il passato ha prodotto e che è andato perso. Questo è il problema, ed è andato perso in parte per la cattiveria altrui e in parte per l'incuria di noi che qui siamo nati. La storia di questa terra si fa andando a Parigi, andando a Londra, andando in Biblioteca Vaticana a Roma, in Biblioteca Ambrosiana a Milano, a Firenze, cioè dove... Non so se per disgrazia o per fortuna le reliquie di questa terra sono andate a finire lì. E duole il cuore, stringe il cuore il pensare che niente è rimasto qui. E ahimè, niente tornerà, perché quello che è andato via non tornerà. Come non tornano i dipinti, come la Gioconda non torna, come non tornano i fregi del Partenone in Grecia. Queste cose non torneranno qui. Allora scusate... abbiamo perso qualcosa per il passato. Quello che è rimasto, noi che facciamo questo mestiere cerchiamo di studiarlo e di valorizzarlo, sapendo che qui non tornerà, ma perlomeno facciamo in modo che la memoria non si disperde, anzi studiamo queste cose che altrimenti resterebbero misconosciute o del tutto sconosciute. E però facciamo in modo che quello che produciamo adesso non si disperda, per favore. Facciamo in modo, lo sappiamo, no? che se investiamo in questa direzione, noi facciamo non solo, facciamo un bene alla collettività, insomma, facciamo in modo che la nostra storia non vada distrutta. Scusate, sono stato troppo lungo, ma questo vi dice solo quanto io sia legato a questa terra e quanto ancora io sia riconoscente a chi questo premio ha voluto darmi. Grazie. Caro professor Rosario Coruscia, non ci sente nessuno. Caro Pino, non venire a Galatina solo quando ti invitiamo alle cene. Buonasera a tutti, allora ancora andiamo avanti. Per la nona edizione, anni 2013-2014, sempre quella stessa commissione, dopo attenta valutazione, all'unanimità ha ritenuto di assegnare il... Chiedo scusa. Posso inginocchiarmi? Sì. Lo studio numero 7 di Dupont,
Laura Ferulli. Dicevamo la nona edizione con la commissione dell'unanimità ha premiato alla memoria il giornalista Aldo Bello con la seguente motivazione. Aldo Bello è nato a Galatina il 7 settembre del 1937. Dopo aver frequentato il liceo classico Pietro Colonna si iscrive all'Università di Roma, dove si laurea in lettere e filosofia. Inizia l'attività giornalistica come inviato speciale del settimanale leccese La Tribuna del Salento di Ennio Bonea, testata che successivamente dirigerà. Collabora quindi con il Giornale d'Italia per poi passare al Globo. Nel 65 entra per concorso in Rai come redattore del collegamento sedi regionali. Nel 76 viene chiamato da Sergio Zavoli al GR1, da questi diretto. Di opera come inviato speciale, poi come caporedattore dei servizi speciali e responsabile della messa in onda dei radiogiornali del mattino. Per 15 anni realizza reportage e corrispondenze dall'Italia e dal mondo come inviato di guerra e come esperto di terrorismo e di mafie presenti in tutti gli scacchieri planetari. Nel 1987 è inviato in 18 paesi, documentandone le guerriglie, le attività dei cartelli del crimine organizzato, i traffici di droghe e di armi. Segue la guerra Iran-Iraq, quella del Golfo, i sommovimenti integralisti nelle terre arabe, in Egitto, in Sudan, nel Centro Africa, in Algeria e in Marocco. Nel 1991 passa alla direzione di Televideo Rai. Dal 98 è stato per alcuni anni direttore generale di San Marino RTV, consociata Rai. È morto a Roma il 26 dicembre 2011. Aldo Bello ha svolto anche un'intensa attività saggistica, pubblicando Terzo Sud nel 68, Poeti del Sud nel 73, Amare con te 1985, L'idea armata 1981. Alle esperienze di viaggio e di guerra nel Medio Oriente ha dedicato Passo d'Oriente del 92. Alle tematiche delle difficili relazioni tra culture e religioni orientali ed occidentali dopo Ground Zero e invece ha indirizzato il Salice e l'Imam 2001. Ha scritto inoltre un racconto breve, Il sole muore nel 73, poi riedito con revisioni ed integrazioni con Le lune e Riobò nel 78 e un romanzo, La mattanza, del 73.
Nel 1974 fonda la rassegna della Banca Agricola Popolare di Matino e Lecce, che con denominazione diversa, Sud Puglia a partire dall'83 e poi finalmente nel settembre 1994 a Puglia, verrà pubblicata ininterrottamente per quasi 40 anni, fino al 2011, sempre sotto la direzione originale. Negli anni hanno collaborato alla rivista economisti, studiosi, letterati ed artisti di rilievo nazionale ed internazionale. Di famiglia liberale, sarà liberale anch'esso per tutta la vita. Ha diretto per 3 anni il settimanale L'Opinione, organo ufficiale del Partito Liberale Italiano, ed ha collaborato con il Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Ad Aldo Bello viene assegnato in memoria il premio Beniamino De Maria per aver dato lustro alla città di Galatina con la sua intensa attività giornalistica e saggistica, nel corso della quale si è occupato di problemi politici, economici e culturali. Galatina, 2 giugno 2014. Consegna il premio il sindaco di Galatina unitamente al parroco della Chiesa Madre Don Donaldo Santoro alla signora Ada Provenzano, moglie di Aldo Bello. Prego, signora. Davvero sono estremamente emozionata. Un grazie veramente all'amministrazione, al sindaco, a tutti voi che avete voluto conferire questo premio. Sarebbe stato bello che Aldo l'avesse ricevuto di persona, chiaramente, però non è possibile questo. Bene, Aldo, come diceva il professor Cluccia, è una di quelle persone che ha voluto dare una voce molto autorevole al Sud, attraverso la rivista certamente a Puglia, adesso a Puglia, un Sud Puglia, perché lui proponeva un Sud diverso. Il libro Terzo Sud parla di un terzo Sud, un Sud aggressivo, un Sud pronto ad affrontare i problemi senza pianismi, senza lamentele, ma con coraggio, con una forza sia morale sia intellettuale che sicuramente ha. Quindi la rivista è stato certamente un tramite, un mezzo attraverso nomi di prestigio. La rivista, tra l'altro, Sergio Zavoli è venuto qui a Lecce per il 25esimo anno della rivista stessa ed era veramente sorpreso dell'importanza che, grazie alla disponibilità della banca di Matino, chiaramente, dell'importanza che questa rivista aveva assunto, nel senso che aveva potuto, attraverso la voce di intellettuali, di economisti, esportare le idee nostre del Sud, facendoci conoscere, facendo conoscere questo meridione troppo spesso discriminato. La sua, per quanto riguarda invece poi Galatina, Aldo, anche quando si trovava in latitudini diverse, riusciva sempre con una sua capacità incredibile, soprattutto in Passo d'Oriente, basta leggere alcune pagine di Passo d'Oriente, a essere qui, essere contemporaneamente nelle parti più assurde del mondo, dalla Thailandia, la Cina, l'India, il Pakistan, e con la mente
annullare lo spazio è sufficiente trovarsi tra di voi qui nella sua città. Città Galatina l'ha portata sempre nel cuore, anche lui è stato un emigrante, se vogliamo, è partito per l'università e poi per realizzare il suo sogno, quello di diventare giornalista, è rimasto a Roma, ma le sue radici, il suo mondo, i suoi amici, tutto lo riportano e lo riportavano continuamente qui, da noi, da voi. E quindi grazie veramente, perché riuscire a coniugare il lavoro di un giornalista che si interessa di tematiche veramente rilevanti come terrorismo, come mafie, guerriglie, guerre, essere disponibile ad affrontare l'incognito, il rischio personale, molto personale, soprattutto nel periodo delle BR, con minacce veramente pesanti. Fa però di quest'uomo, voglio vederlo come uomo, diciamo, una persona capace di portare il suo impegno professionale, la sua lealtà, il suo modo d'essere, al di là dei confini di Galatina, ma col pensiero e con l'anima, essere sempre a Galatina. Di chiudere la cerimonia, ricordo che c'è l'ultimo intermezzo musicale, dopodiché ci sposteremo nella saletta accanto dove c'è un, diciamo, un brindisi, e poi andremo tutti quanti giù per la scopertura della lapide, e quindi con i quattro nomi che si aggiungono ai precedenti. Un'ultima annotazione e il ricordo personale. Aldo era, vabbè, cugino di mia madre. Prego. L'ultimo intermezzo, danza finale di Cassadò. Prego, signore. Thank you.
Vorrei ringraziare in particolare la nostra concertista e scusarci con lei, perché suonare in questa maniera è veramente una disponibilità che non conosce limite, perché in genere quando ci si esibisce un concerto richiede una continuità di proposta, un raccoglimento speciale e particolare. Noi l'abbiamo un po' violata in quella che è la sua capacità estrema, per cui veramente ringraziamo, perché ci hai fatto, do del tu perché sei giovane, ci hai fatto un dono grande. Io vorrei poi dire al professore, al nostro accademico Rosario Coluccia, che la città di Via Latina ha in programma un convegno di studi su Santa Caterina e lavoreremo certamente insieme. La regione non è stata del tutto sorda questa volta nelle nostre richieste, perché poi bisogna anche avere gli strumenti per fare le cose belle e farle insieme. Alla signora Bello invece mi sia consentito, io voglio ricordare a tutti i presenti che sabato prossimo a mattino alle ore 19 verrà il premio di giornalismo, però ai giovani, alle giovani generazioni. Invece la città di Via Latina ha già dato la propria disponibilità ad entrare nel comitato per promuovere un premio internazionale di giornalismo intitolato ad Aldo Bello, e naturalmente in questo caso però rivolto ai giovani, ma che vogliono diventare giornalisti professionisti. E quindi questo veramente per noi un passaggio importante, un impegno che assumiamo. Grazie. Grazie.